Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 5 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e sul FTSE MIB. In questo momento i futures sono a più 59 per i tedeschi e più 53 per l'Italia. Sapete che quando il mercato italiano si allinea a quello tedesco, bisogna iniziare a fare attenzione. Comunque, per carità, per quanto riguarda proprio l'italiano, ritorniamo qua. Quanto mi aspettavo e cosa vi avevo segnalato già ieri si è verificato, ovvero siamo andati piano piano a raggiungere effettivamente il livello della media mobile a 200 periodi. Successivamente, dopo 1, 2, 3, 4, 5 rimbalzi, ok, siamo riusciti a rompere finalmente anche quella e a avvicinarci a un Golden Cross. Per cui, giornata di nuovo impegnativa. Per chi prova a tradare dalle prime ore della mattina, io suggerisco sempre di dare un'occhiata magari dalle 10:01, poi ognuno faccia quello che vuole. Successivamente, appunto, comunque grazie a determinate divergenze e al tempo ciclico, siamo arrivati a salire. Mi raccomando, attenzione sempre alle centrature perché, essendo sempre un work in progress, è meglio osservare bene dove ho segnalato la partenza del secondo e del terzo T-3 piuttosto che del resto. In questo caso sull'italiano c'è da dire che se è corretta la partenza del decimo T-3 inverso qui e non qui dove era, che sarebbe stato molto più comodo e semplice, ok, avremo ancora dello spazio per effettivamente salire, ovvero quanto tempo. Teoricamente di nuovo quello che ci porterebbe fino a 44 barre, quindi 3 ore nella realtà dei fatti, fino alle 12 si potrebbe continuare teoricamente a salire, oppure soltanto per un'ora, per mezz'ora, per l'apertura, anche perché nella realtà dei fatti siamo già arrivati a 32 barre su in media 32. Quindi attenzione. E attenzione anche al fatto che se qui siamo arrivati effettivamente già all'undicesimo T-3, cosa seguirà? Perché vi riporto al punto cardine della situazione. Da qui è partito un ottavo T-3, dopo che abbiamo avuto qui un settimo T-3 inverso ribassista, oppure che cosa? Perché qua abbiamo un massimo a 19.973, 973 contro 975, due tick, ok, che può aver chiuso il settimanale inverso precedente e da qui può essere partito appunto il nuovo. Per cui la spinta ce l'abbiamo già avuta perché abbiamo avuto un 1, 2, 3, tra l'altro ribassista, 3 inversi che vanno a chiudere e quarto già ribassista che vanno a chiudere un T-1 inverso ribassista. Ovvero rialzista di indice. E poi però tornerà la spinta a ribasso. Quindi attenzione, perché anche se provassimo ad aggiornare nuovamente i massimi, qui a un certo punto bisognerà iniziare a scendere durante la giornata, anche la mattinata già. Ok, guardate anche qui, grafico candele giornaliere. Possiamo dare per partito serenamente un nuovo T-settimanale, perché se qui siamo arrivati già in terzo T-3, che peraltro è arrivato a 2 ore e mezza, poco, okay, ma che può chiudere anch'esso un T-1 e quindi andare a scendere. E bisogna vedere però se questo vuole appartenere ancora a questo T+3 e quindi vincolarsi rapidamente a ribasso per far proseguire il nostro T+2 inverso o che cosa. Perché viceversa, qui dovrà tornare un po' di spinta al rialzo, perché chiuso un T+2 mensile, deve partire un secondo T+2 mensile, quindi non bastano due candele a rialzo. Abbiamo bisogno perlomeno di un settimanale che rimanga sopra questo minimo a 18.948. Ok? Arriviamo al DAX. DAX, invece, anche qui, guardate sempre bene le centrature. E già da qui, ed è già dal settimo T-3 inverso, perché in realtà è questo il cardine, che mi chiedo se sia partito da qui appunto qualche cosa di differente, un T inverso. Ok? Lo rimetto anche qui. T
Perché cambia completamente la situazione, per quello che bisogna tenere aperte entrambe le porte, soprattutto perché siamo d'estate e durante l'estate, con dei volumi così già bassi, ok, si può essere spostati da una parte all'altra, all'insù o all'ingiù con pochissimi soldi, quindi estremamente rischiosa come situazione. Ed è per quello che bisognerà fare attenzione a decidere se smettere di fare trading a un certo punto oppure no. Perché si rischiano troppi soldi, ok? Troppo volatile diventa l'indice, ma senza volumi, e quindi la volatilità con assenza di volumi diventa estremamente pericolosa, ma ce la caviamo comunque sempre. La scorsa estate ce la siamo cavati decisamente bene. A parte quello, come detto, 1, 2, 3, 3, ok? Da qua sta partendo il quarto T-3, ok? Quindi siamo arrivati soltanto a 2 ore e mezza, come dall'altra parte, e anche in questo caso dobbiamo andare a vedere se da qua sta partendo un nuovo T-1 oppure no. Ok? Per cui attenzione, in questo momento, anche qui, andiamo a vedere la situazione a livello di candele giornaliere. Da qui abbiamo che in realtà, persino abbiamo 3 candele, 1, 2, 3, è partito un nuovo T settimanale, però dobbiamo capire se ha ancora spazio e tempo per andarsi a collocare all'interno di questo TP2, di questo mensile, e poi far partire effettivamente un secondo TP2 mensile, oppure se questa è già la partenza del TP2 mensile. E in questo momento, andando a vedere anche un discorso di medie mobili che possono andare in Golden Cross, ecco, bisogna fare attenzione a tutti i segnali possibili immaginabili. D'accordo? Per il resto, dovrei riuscire ad aggiornare tutte le cose all'interno del mio gruppo, anche se ho qualche problemino di salute. Mi raccomando, fate soltanto molta attenzione ai movimenti che avremo in questo momento, perché qui, anche in questo caso, è l'inverso che, dato che è più avanti come tempo, comanda. Qui siamo arrivati a 10 barre più una. Se deve partire un secondo T, proveranno oggi magari a scendere un po', per poi soltanto successivamente ripartire, perché devono rimanere perlomeno altre 6 ore sostanzialmente sotto questo massimo a 12.768. Quindi occhio anche agli swing. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata.